Uno. Eccoci qua, buongiorno a tutti, Franco Capasso da Napoli con il suo caro programma è noto come Eccoci qua. Eccoci qua, siamo in una location particolare. Dove siamo? Siamo al PAN, Palazzo delle Arti in via dei 1060 per presentare la Napoli Fashion Week 2023 in conferenza stampa e con quelli che saranno delle performance dei primi brand che comunque si sono hanno aderito a partecipare alla Napoli Fashion Week. Qualcuno si domanda chi è colui che parla. Io sono Alessandro Di Laurenzio, Art Director, responsabile della Napoli Fashion Week. Non sono ovviamente da solo, al mio fianco ho una importante e grossa squadra che comunque curano i brand, curano il concorso di Miss Napoli Fashion Week e curano un po' anche la regia di quelle che comunque tutta l'architettura di questo, come lo possiamo definire? Un evento, qualche cosa di particolare, esatto, che stimola la mente umana, dà la possibilità alle ragazze di mettersi in evidenza, gli stilisti che partecipano a questa iniziativa, allora, diciamo mondiale, ma noi siamo a Napoli che rappresentiamo il mondo. Fondamentalmente lo scopo, l'obiettivo di Napoli Fashion Week è quello di dare un'opportunità ai giovanissimi con il programma PCTO, che è Alternanza Scuola Lavoro, con quelle che comunque sono i brand che comunque hanno aderito a questo progetto, con quelle che comunque saranno gli eventi futuri di vere passerelle di moda siglate in Napoli Fashion Week, ovviamente a pari merito di quelle che sono le altre Fashion Week. È tutto in costruzione, tutto in work in progress, dove comunque stiamo avendo delle belle soddisfazioni e dei grossi progressi. Grazie appunto a chi ci ha creduto in questo progetto, grazie a tutti gli amici che comunque ci circondano e ci seguono da quella che comunque la stampa. Io sono qui per caso. Quindi che ben venga e che si continui così, perché Napoli ha bisogno di avere anche lei, quella che riguarda uno spazio dedicato alla moda e non più filiera. Cosa si prova a essere la testimonial di un evento del genere? Molto grata perché è una moda fatta con il cuore, vedo cuore nelle modelle, negli stilisti e sì ragazzi, siamo a Napoli, si sente. È un altro mondo, un'altra realtà. Un'altra realtà. Prossime tappe, avremo settimana prossima degli shooting Fashion Street, dove comunque con lo scopo di realizzare del materiale da propagandare per proiettare quello che comunque è l'evento di ottobre. Nel mezzo abbiamo creato una sorta di concorso chiamato Miss Napoli Fashion Week, con la finalità di andare a fare una selezione di quelle che possono essere delle future modelle da introdurre sulle passerelle di Napoli Fashion Week. E questo è il vero scopo, il vero obiettivo di questo Miss Napoli Fashion Week, al di là del fatto di chi comunque riuscirà a superare queste tappe, queste selezioni, di portarle anche in quelle che riguarda il tour di Napoli Fashion Week con i brand che faremo all'estero. E comunque un ringraziamento veramente vivo che viene dal mio cuore e da tutti quelli che comunque fanno parte del team di Napoli Fashion Week per aver aderito a questo progetto. Ricordo che comunque Tatiana Nicoletta è una delle modelle che comunque molto in auge, molto in vista non solo su Milano ma anche all'estero, e tra l'altro è reduce da ultime passerelle fatte su Londra e su Parigi e tra l'altro si è convogliata qui a Napoli per seguire questo evento e per farne parte in prima persona e per essere una testimonial di vero, con il cuore. Di vero cuore. E ci stanno a cuore anche tutti i temi sociali, quindi sì. Moda a tutte le età, moda naturale. E il ritorno della moda che deve essere fatta con le mani e meno che con la macchina. E un ringraziamento particolare va a Franco Capasso, che è già una storia passata, con Alessandro Di Laurenzio. In bocca al lupo, ve lo consiglio, Napoli Fashion Week. Grazie Franco. Eccoci qua, sempre io, colui che purtroppo deve sopportare e essere presente nello stesso tempo.
Abbiamo qui alcuni personaggi che fanno parte di questo Napoli Fashion Week, naturalmente un'emozionante manifestazione a carattere nazionale, e quindi di conseguenza ho qui Antonio Cernicchiara. Io ho un problema col suo cognome, c'ho la R moscia, anche se non c'è. Non sei il solo. E Giada. Giada, Chiara. Chiara, Cernicchiara, poi tagliamo. Aspetta, no, poi tagliamo. Tagli? Ok, rifai. 3, 2, 1, e poi abbiamo qui Chiara Cernicchiara, ecco, stesso qua, problema. Sentite la mia dizione del cognome che riesco a dire, tutto lì. Allora Antonio, io... Faccio solo un appunto, purtroppo il cognome si eredita, quindi non lo si mette. E mi dispiace per lei, ma lei ha ereditato il mio cognome. È positivo anche questo. Allora, rientriamo in merito. Sì. Componente di questa Napoli Fashion Week, una sì. nuova avventura con certo. persone nuove, persone certo, di un certo, certo spessore, e quindi cos'è che ti ha incentivato a entrare in questo mondo? Vabbè, io guardo molto a quelli che sono i progetti, e diciamo che questo progetto mi ha un po' affascinato, anche perché Napoli Fashion Week è un marchio che manca qui, diciamo. Esiste la Milano Fashion Week, adesso anche la Roma Fashion Week, e perché no anche a Napoli la Napoli Fashion Week. Poi diciamo, io insieme ad Alessandro abbiamo pensato a questo concorso, il concorso Napoli Fashion Week, con un fine di insomma, formare, cioè selezionare e poi formare modelle per poi farle, diciamo, andare su passerelle nazionali e internazionali. Quindi il progetto è bellissimo. Sì. Appunto, la prima partecipante è mia figlia. È chiaro. Quindi cosa ne pensi di questo operato di tuo padre? Perché poi i Ma giudicanti sì, giudicano. Alla fine da. Alla fine però. In fin dei conti, come padre e figlia ci muoviamo insieme, quindi insieme abbiamo deciso di sposare questo progetto e ci siamo quasi pronti, mancano pochi minuti, siamo emozionatissimi alla conferenza stampa qui al PAN, siamo in attesa e manca poco. Novità di oggi? Avremo tanti stilisti, tanti marchi che vedremo, li ringrazieremo tutti, mi raccomando, seguiteci sui social, così che possiamo ringraziare come si deve tutti i personaggi che come noi hanno deciso di unirsi a questo progetto. Diciamo che io so che tu fai anche televisione, quindi adesso diamo spazio a quanto vale dire qualche altra cosa. Giusto? Sì, infatti lei, oltre, diciamo, a fare la modella, che è stato il suo punto di partenza, adesso si sta formando in una scuola, in un'accademia, non faccio i nomi perché è meglio non farli a volte, e altrimenti si dice che si fa pubblicità gratuita, non so. Noi quindi, non prendiamo oneri da pubblicità, quindi siamo tranquilli. Quindi, e lei si sta formando in questa accademia col fine di poter fare la presentatrice, l'attrice e quant'altro. Però fermo restando che il suo punto di partenza, che è quello di fare la modella, deve essere comunque preso sempre in considerazione, perché è quella che l'ha rilanciata. Io, diciamo, sono il papà e ne sono anche il manager, diciamo, suo, quindi laddove sto io sicuramente c'è anche lei, perché mi fido e mi affido a mia figlia. Oggi ho anche la fortuna di avere con me un'altra grande modella, che è Nicoletta, una modella che oramai ha fatto, diciamo, passerelle importanti con gli stilisti importanti. Lei viene da Milano, è anche ospite a casa mia. Quindi c'è una cosa fatta in famiglia, allora c'è posto pure per me, non lo so, magari mangio qualcosa. Quindi l'ho conosciuta adesso, diciamo, proprio anche nel suo intimo, e oltre ad essere una bella modella è una ragazza speciale, una ragazza, insomma, che ha dei valori, quindi oggi sono onorato di stare in mezzo a loro, quindi al di là che una si vede, non sto proprio parlando, sto dicendo niente, comunque vi consiglio Napoli Fashion Week, Antonio Cernicchiara Chiara, Tatiana Nicoletta, Franco Passo, a dopo. Eccoci qua, allora vorrei iniziare con un applauso. Buonasera a tutti, ciao.
questi teleschermi, un ciao particolare da Erenio De Vita, particolarmente contento, felice e orgoglioso di poter presentare questo importante evento. Di che cosa si tratta? Ve lo spiego subito in modo abbastanza semplice, in giro di pochi secondi. Bene, questa è una giornata importante, e sì, perché stiamo per presentare ufficialmente, mi raccomando, qui partirà l'applauso tra qualche istante, stiamo per presentare ufficialmente la quarta edizione di Napoli Fashion Week. Wow, che bello! E allora, oltre a Parigi, Fashion Week, come preferite, Fashion Week Parigi, Fashion Week Londra, Fashion Week Milano, Fashion Week New York, abbiamo anche Napoli Fashion Week. Ma che bello, che bello! Napoli al centro della moda, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Allora, fate bene attenzione, perché per costruire, ideare un evento del genere ci vuole grande professionalità, ci vuole un grande eclettismo, ci vogliono delle idee chiare, precise, scattanti. Ebbene, Napoli, la città di Napoli, la regione Campania, l'Italia, ha un punto di riferimento nel mondo della moda, e lui che ha ideato questa importante manifestazione, lo chiamo immediatamente qui al mio fianco, e se siamo qui, ecco, tutti insieme, è grazie a lui, e chiamo appunto e facciamo un caloroso applauso ad Alessandro Di Laurenzio, che è l'ideatore, l'architetto appunto di questa importante manifestazione. Mamma mia, eccolo qua, eccolo qua. Oh, prendetemela con lui, no, di no, senza. Lui è appunto l'ideatore di questo progetto, perché si parla appunto di un progetto. Ora, lui spiegherà nei minimi particolari di che cosa si tratta. Ecco, fate bene attenzione, perché è un percorso bellissimo che inizia oggi, siamo nel mese di maggio, e proseguirà poi per giugno, luglio, agosto, settembre, fino ad ottobre, con il traguardo volante, dove ci sarà appunto la manifestazione più importante, vale a dire la Fashion Week, vieni un po' più avanti, ci dicono di andare un po' più avanti, e lì poi ci saranno, ecco, le presentazioni particolari dei vari brand. Allora, ho detto già qualcosa, le altre cose le dici tu. La cosa che mi ha sorpreso molto è la presenza delle scuole, delle accademie. Ad un certo punto ho detto ad Alessandro, durante un'intervista che abbiamo fatto per alcune televisioni, ho detto, ma scusa, ma questo titolo, Napoli Fashion Week, non potrebbe diventare Napoli Fashion Week Academy School? Certamente, certamente. Allora, signori, innanzitutto grazie della vostra partecipazione e presenza qui oggi a questa presentazione di Napoli Fashion Week edizione 2023, che ci vede introdurre quello che comunque è tutto un programma che abbiamo, diciamo, architettato, progettato, affinché comunque convoglino in questa edizione dei brand campani, napoletani, ma non solo, unitamente a quella che comunque è la parte scolastica. Napoli Fashion Week nasce un po' di anni fa, all'incirca nel 2019, con la sua prima edizione, dove comunque abbiamo riscosso un nutrito successo, anche se comunque abbiamo vissuto nello stesso tempo quelli che comunque erano i freni dettati dal Covid. Dopodiché abbiamo fatto, diciamo, un intermezzo ad Ercolano al museo MAP, il museo virtuale, dove comunque abbiamo presentato il nostro progetto, per poi ripresentarlo in quello che è stato l'ottobre dell'anno trascorso, una nuova edizione di Napoli Fashion Week. Detto questo, Napoli Fashion Week ha maturato quelle che comunque erano le sue idee scritte nel progetto, ed oggi ci accingiamo a ripresentarlo con quella che comunque la novità di quella che è l'introduzione del BCTO, alternanza scuola-lavoro. Io voglio ringraziare innanzitutto i brand qui presenti e anche non presenti, che comunque hanno aderito a questo progetto con la finalità di convogliare quelli che comunque la parte scolastica nel mondo lavoro, ospitandoli nelle loro aziende e dandogli, diciamo, una start-up di quella che comunque può essere molto importante, secondo la moda può essere, diciamo, l'inizio di quelli che
poi di una loro carriera ambita, soprattutto perché parliamo della parte creativa, quindi di design, di moda, modellisti, stylist, ma non solo, abbiamo anche quelli che comunque fanno parte di istituti e accademi quali Liliana Paduano, che comunque si è resa partner di questo progetto per introdurre la sua accademia per quanto riguarda il trucco, il parrucco. I giovanissimi oggi su Napoli, sul Meridione, hanno bisogno di avere questa spinta. E, oltretutto ricordate quello che comunque un progetto dato da Invitalia, Resta Sud. Con questo io invito a pari merito Resta Sud quelle che sono le nostre risorse, perché ci stiamo adoperando affinché possa nascere veramente una realtà concreta che possa rappresentare la moda a 360 gradi con quella che comunque tutta la sua parte anche di accessori. Oggi, oltre diciamo, a presentarci di quella che comunque è la squadra di Napoli Fashion Week, proporremo anche delle piccole performance di moda che comunque sono tra l'altro state progettate, studiate, provate da una importante coreografa che si chiama Veronica Maria. Che io tra l'altro ho presentato a Miss Italia, me la sono ritrovata qui appunto in questo contesto, grazie a te ho avuto modo di rivederla. Detto ciò, avremo queste performance di moda dove comunque faremo vedere un po' quelli che brand campani sono capaci di offrire unitamente, a braccetto, mano nella mano, con quelle che sono queste bellissime creazioni che gli istituti oggi, istituti e accademie, ci presenteranno. Mi viene voglia di ringraziare nuovamente perché veramente mi emoziona questa cosa. Basta. Legato a livello personale? No, sono emozionato perché vedo che va in porto un progetto, grazie a quello che lui ci ha creduto molto, guardate, lui ci ha creduto infinitamente, ha lavorato tanto per questo progetto. E per organizzare un progetto, guardate, la strada non è molto facile, è piena di insidie, di ostacoli. E lui, poverino, da solo, con qualche collaboratore, ha dovuto superare tutti questi ostacoli, però alla fine ce l'hai fatta. Ci siamo riusciti. Ce l'ha fatta, un applauso! Ce l'hai fatta! E poi è chiaro, devi abituare anche, che ne so io, magari qualche critica, qualche polemica, perché poi c'è anche l'invidia, la gelosia. Indubbiamente le critiche, le polemiche, io le vedo sempre in modo costruttivo. Costruttivo, bravo. Quindi, c'è anche da dire che comunque molti, non so adesso chi ha fatto questa citazione, parlatene bene, parlatene male, però l'importante è che ne parlate. Che se ne parla. Se non sbaglio era De Curtis. Non ricordo. Non vorrei errare perché. E poi c'è un altro detto che dice: quando si fanno le cose nel modo giusto e si ha un po' di successo, l'invidia arriva. Non ci sono problemi, arrivano l'invidia, le gelosie, eccetera, eccetera. Ok, allora poi magari altre cose teniamo durante sì, la serata. Sì. Vado a presentare, ecco, come si suol dire nel gergo artistico, nel gergo televisivo, la compagna di viaggio. Ecco, io sono fiero e orgoglioso di aver presentato questa ragazza in altre occasioni, l'ho vista crescere attraverso delle fasce. La ricordo, per esempio, l'ho presentata a Miss Italia, l'ho presentata ultimamente a un altro concorso di bellezza del Lazio e lei ha vinto il titolo di Dea del Mare di qualche anno fa e in quell'occasione ha vinto appunto questo concorso a livello nazionale, ha vinto una ragazza napoletana. Attenzione perché lei è molto brava, sta cominciando ecco, a diventare pian pianino una brava presentatrice, anche se lei fa teatro e questo è il suo mondo, però non dimentichiamoci che il suo debutto l'ha fatto nel mondo della moda, in qualità appunto di modella. E allora io la chiamo, sfilerà per voi e poi vi raggiungerà per proseguire la presentazione della nostra manifestazione. Signore e signori, con grande piacere che presento la vostra attenzione, vi raccomando la musica, c'è una bella musica dal posto Salvatore. E allora, signore e signori, Chiara Cervichiara! Cheers to the wish you were here, but your night goes to drink, bring back all the memories of
respira col sorriso. È simpaticissima. Oh, sentiamo il suo benvenuto. Diamo il microfono appunto a Chiara Cernichiara, eccola qui. Ciao a tutti, grazie a tutti, grazie Regno, grazie Alessandro per questa fantastica opportunità. Io sono contentissima di essere qui. Come hai detto anche tu, Regno, io sto seguendo il tuo percorso. No, no, magari ti do qualche consiglio, ma insomma il percorso lo stai facendo da sola, sponsorizzata. Ecco, è sponsorizzata dal papà, che si chiama appunto Antonio Cernichiara, e presenteremo dopo. Facciamo un applauso al papà, che è la sua guida. Ecco, la sua luce. Sì, è vero. Allora, ci sono tante cose che dovremmo raccontare nel corso di questa nostra serata. Assolutamente sì, io direi di iniziare. Sì, iniziamo col presentare la testimonial. Vorrei farmi anche dei ringraziamenti. Tu hai l'elenco dei ringraziamenti? Dobbiamo, sì, sì. Facciamo un po' di ringraziamenti, perché veramente qui se siamo qui è grazie non solo a te, ma anche grazie agli sponsor. Insomma, se non ci sono gli sponsor, poi dici in chiesa, se non ci sono i soldi non si cantano messe. E qua invece, se non ci sono i fondi, queste manifestazioni non possono vivere. Non possono vivere, appunto. Allora, ascoltiamo. Ebbene sì, noi abbiamo una varietà di stilisti e marchi che ci hanno supportato e sopportato in questo progetto. Nominiamo byitalianstyle.com. Accompagniamoli da un caloroso applauso, perché veramente meritano. Hermas Fil, Di Biasi, Bastoncino, Accademia Liliana Paduano, Anè, Coasta, Gai Mattiolo, Le Sante del Sole, Selir, Naida, Federica R, TLPT, Maison Telepathie, Mironce, FB, Clara B, Miller, Sara Cohen, Deresi, Marina Talia, ADB 69, Sorbillo e Gene. Oh, grazie di cuore! A me lasci i compiti più brutti. Dicevo grazie di cuore, come dico anche nella trasmissione Azzurro Sport, grazie anche di fegato, magari grazie di intestino. Allora no, per dire che veramente dobbiamo ringraziarli sentitamente, con grande affetto e grande simpatia. Attenzione, attenzione, perché sta per arrivare una ragazza straordinaria. Pensate che lei ha iniziato a fare la modella quando aveva 10 anni. Ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza, vincendo, pensate, 16 fasce nazionali, rappresentando il Trentino Alto Adige, il Veneto, la Lombardia, la più bella del mondo, la più bella d'Italia. Ha vinto fasce nazionali di Miss Eleganza, Miss Viso TV, Miss Fotogenia, Miss Romania nel mondo 2010, perché lei è di origine romena. Per lei, ecco, il lusso è camminare scalza sull'erba e respirare l'aria di montagna. Pensate che bello. Insegna alle ragazze come vestirsi per stare bene, come scegliere i materiali e il taglio. Sto leggendo proprio le cose che ha scritto lei. Le ragazze più belle, dice, spesso non hanno vinto nessun titolo e non sanno di essere belle. E lei ha un rapporto con i social un po' particolare, è stata fuori dai social per 10 anni, pensate, e poi è ritornata nel 2022. E l'ultima cosa ha scritto: ho voglia di ridiventare una ragazza semplice e sconosciuta, in cui un uomo non esce con me perché sono una miss oppure una modella, ma perché comprende e condivide ciò che sono, e senza provare a cambiarmi per essere, ecco, una figurina in serie della società. Ma che belle parole! Queste sono state scritte da questa ragazza, che vi vado a presentare immediatamente, e arriva dalla Romania, però vive da molti anni in Italia, ormai italianizzata, Tatiana Nicoletta Raducanu! Facciamo una passerella, c'è anche un po' di musica? Assolutamente sì! E poi ci faremo dire Alessandro perché la scelta. Al centro qui, vicino a me qui,
E Regno, mi sembra evidente il motivo per cui la scelta, Alessandro. Ce lo dirà lui, ecco perché è stata, complimenti per queste belle parole che hai scritto, perché lei ha un modo tutto diverso di intendere appunto la moda, magari ci dirà tra poco qualcosina in più rispetto a quelle parole che ho già detto, però dobbiamo raccontare anche non solo la sua bellezza ma anche la sua eleganza attraverso l'abito. Bene, allora la domanda che faceva il nostro carissimo conduttore, fantastico conduttore Regno, perché è veramente un grande. Perché ho scelto Tatiana Nicoletta Raducano? Bene, io con lei ci siamo conosciuti sui social, perché comunque mi sono soffermato su quelle che sono state, diciamo, le sue apparizioni trascorse di moda, guardandolo sui social ho ammirato la sua eleganza, la sua bellezza, ma soprattutto la sua intelligenza, dopo che comunque ho avuto, diciamo, degli approcci telefonici parlando, facendo delle lunghe conversazioni. L'ho invitata a partecipare a questo progetto e comunque lei è piaciuta tantissimo e mi sono veramente grato, felicissimo e contentissimo di questo. È un progetto che comunque darà un ampio respiro, un ampio spazio anche a lei, anche se la signorina, signora qui presente, vive a Milano e vive di una moda pura fatta di passerelle, prende lei da Londra, da Parigi, e è venuta qui a Napoli. Significa che Napoli oggi sta acquisendo la giusta importanza sotto l'aspetto, diciamo, del mondo fashion. E questo è soltanto l'inizio. Poi vorrei lasciare la parola a lei per avere un commento dato dal suo cuore, che poi tra l'altro lei si scrive sempre col cuore. Vogliamo raccontare, dicevo, raccontare anche l'eleganza attraverso l'abito. Di chi è l'abito? Allora, l'eleganza del suo abito, questi sono abiti scelti, li abbiamo scelti un po' di giorni fa, perché comunque la dovevamo rappresentare, diciamo, nella maniera giusta. Date, diciamo, i tempi stretti, abbiamo chiamato Francesco di Hermes Fil e ho chiesto: Francesco, ti piacerebbe vestire il testimonial? Francesco si è reso disponibile, come si sarebbero resi disponibili anche gli altri. Era, diciamo, perché io comunque poi tra l'altro tratto tutti a pari merito, perché non ci sono chi può fare più, chi può fare meno. Siamo un team, siamo una squadra e dobbiamo andare tutti insieme a pari passo. Premesso ciò, vi presento uno dei tanti brand rappresentati da Tatiana Nicoletta Raducano, che è Hermes Fil. Per cui direi i commenti li lascio a lei fare. Ascoltiamola. Sono grata di essere qua, vi ringrazio per la presentazione. Sono onorata di essere nel Sud Italia, poi devo dire che è la seconda volta che sono a Napoli, è una mia colpa, però sono onorata e noto che la donna del Sud è molto più naturale. Questo mi sta molto molto a cuore, perché ho aperto un'associazione con un'altra modella di Milano che promuove la bellezza naturale della donna a tutte le età, e qui al Sud mi trovo davvero un mio agio. E noi siamo contentissimi di ospitarti qui. Questa è una bella notizia, è una bambina con la boccuccia aperta, guarda, è proprio affascinata appunto dalle tue parole e dal tuo fascino. Bene, allora ci dico di andare sempre un po' più avanti. Io chiedo scusa se voltiamo le spalle a loro, ecco, perché non entriamo nell'inquadratura. Perfetto, allora ancora non è che veniamo proprio di fronte alla telecamera. Allora, devi fare la passerella anche tu. No, assolutamente, no, la fa lui magari. Implicitamente. No, la faremo alla Fashion Week, appunto, la Napoli Fashion Week che faremo ad ottobre. Bene, allora, intanto ringraziamo Alessandro, ringraziamo anche lei, perché andiamo avanti con il programma, che certo, è abbastanza nutrito. Perché grazie, ci vediamo dopo. Buon lavoro Alessandro, un applauso. Grazie. Alessandro, allora, andiamo a questo punto a vedere i primi momenti di moda. Ebbene sì, perché quest'anno la Napoli Fashion Week presenta la nuova edizione unitamente agli istituti scolastici e accademie moda che hanno aderito. Quindi andiamo a presentare. Sì, certo. Ecco qua, vediamo, c'è qualcosa di importante che andiamo a prendere. Perdonatemi, io ho 3.000 liste. Abbiamo... Sì, che lei è diventata anche giornalista oggi, lei raccoglieva tutte le notizie, le informazioni in giro. Un applauso per me. Vai.
Allora, presentiamo il Bernini De Santis, il Sannino De Celis e l'Istituto Superiore di Napoli, che sfidano per noi. Sì, ma iniziamo con... Sfidano insieme, benissimo. Poi io chiamerò dopo, ecco, i rappresentanti di questi istituti, ok? Perché avete visto, quest'anno c'è una collaborazione bellissima, straordinaria, con le scuole, con le accademie, che ben venga, perché vedete, questi ragazzi diventano protagonisti di un evento importante, che è una cosa veramente molto bella e simpatica. Siamo pronti? Sì. Indietreggiamo, certo. E andiamo a vedere la sfilata che appunto sta per iniziare. Vediamo. Un forte applauso. Un paso
Un forte applauso alle quattro stagioni. Thank you.
tra poco lo presenteremo anche in modo abbastanza ufficiale, questo senza aggravare. Come sei elegante. Mamma mia, un po' più avanti, è vero? Perché il dolce capasso... Vedi che la sfilata anche con quest'altro abito. Vuoi fare la sfilata? Beh, tu, fare... tu! No, non sono un modello. Allora, andiamo avanti, perché adesso non so se tu devi fare altri ringraziamenti, altre cose da... No, noi dovremmo proseguire con altri protagonisti del nostro sogno che diventa realtà. E sono loro? Sono loro. Sono i nuovi... I nuovi? Cioè i futuri modelli. Il nuovo futuro. Ecco, diciamo il futuro della moda, perché insomma tra poco vedremo, avete già capito, vedremo dei bambini che ispireranno per voi appunto tra qualche istante. E quindi presentiamoli, i nuovi padroni del mondo. Naida, bambini! Le parole tue, no? Tu non mi stici mai. Ci piace giocare, facciamo le maracchere quando ci sticiamo. Ti stringo la faccia di mente, lo vado su cuore. E se lo ritorno, non ti arrabbi, la faccia del cinema. E se non riesci a me, sì che mi piace, la faccia mia. Prego le facce e mi rincrocio. Prossima 2024 avremo la linea donna più 18 anni. Abbiamo un totale utilizzo dei tessuti naturali, quindi forte applauso per questa linea stupenda, marchio stupendo. Io proseguirei con una vera e propria sfilata, ovvero le sarte del sole.
signori un attimo di attenzione, perché tra i protagonisti di un sogno che si tramuta in realtà abbiamo anche un tocco di mascolinità. Quindi io presenterei FB Uomo. We'll take control.
ascoltatori, perché noi ci stiamo preparando per un altro dolce momento. Abbiamo di nuovo le nostre piccole protagoniste di Naida Bambini. Sonia.
Oh,
su, non ti ho perso la chiave, sono un pazzo di te. Principalmente ai brand campani. Un forte applauso. E annunciamo quindi il brand finale, ovvero bastoncino con moda uomo e donna uniti. Sorry.
andare via, eh? 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 Le figlie hanno finito di sfilare, quindi le figlie ormai hanno dato, e quindi mo posso, no, vabbè, potete andare, grazie. Eh? Eh sì, sì, so sì. Che volevate sfilare anche voi? Sfilare i portafogli? È meglio non importunare. No, nel senso che sono simpatiche le nostre amiche che sono qui e che ci hanno accompagnato per tutta la nostra giornata. Il buon Seba è rimasto ancora qui con noi, magari tra qualche istante nel modo di presentarlo. Noi abbiamo tante altre persone. Sì, ma guarda che ho una persona che a me, insomma, l'ho conosciuta oggi, una persona simpaticissima, un grande professionista del settore, perché lui ha un compito e un ruolo che sta già arrivando. Facciamo un applauso a Walter Crema. Allora, guardate, lui forse ha il compito più difficile di tutti. Più difficile del conduttore, di un acconciatore, di un truccatore. Lui è quello che il termine esatto qual è? Brand manager. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è il procacciatore, tra virgolette, un termine brutto che si usa, però insomma è colui, come dire, un gancio tra l'evento e l'industria. Cioè lui è quello che cerca, ecco, usiamo tra virgolette questo termine, cerca insomma i vari sponsor, le varie industrie, le varie aziende. Che cosa fa? Va in queste aziende e propone, vero Stefania? È la nostra camera in speciale, di Telecrema, e dicevo che lui propone i vari eventi. E in che modo? In che modo riesci a conquistare la simpatia di tutte queste persone? Guarda, non è facile convincere le persone. Ancora prima di diventare brand manager, il mio lavoro è vendere tessuti a questi brand, e di conseguenza questo è nato il mio ruolo. Io vendo i tessuti che provengono dalla Francia e di conseguenza vendo tanti credit a disposizione, e ho pensato insieme ad Alessandro, perché non fare questa coesione tra tessuti, clienti e brand. Per questo poi siamo legati a questo progetto di Napoli Fashion Week. Ma noi abbiamo visto anche le tue creazioni in passerella, anch'io ho visto un capo Emma Steel, quindi... E anch'io, guarda, voglio anche Regno. Anche lui. Ma due modi diversi di pensare, io un po' più, diciamo, sullo scuro, tu invece un po' più chiaro, non lo so, comunque, questo che colore è? Terra. Ecco, io sono terra, lui invece è mare. Acqua, infatti, vedi? Allora, io volevo ringraziare anche Stefani, anche lì, che è tua moglie, la vogliamo invitare qui? No, non, niente, non riusciamo almeno a fotografare niente. Comunque... Lei oggi funge da diretta. Sì, ma lei, anche lei ha un ruolo molto importante. Quale? Sopportare il macchino, nel senso che... scherziamo. Allora, che altro dire? L'appuntamento poi per altri eventi, sappiamo che Antonio Cernicchiare, che inviteremo tra qualche istante, organizzerà anche delle serate per la Miss, no? La Miss, appunto, Napoli Fashion Week 2023, in quell'occasione chiaramente ci saranno sicuramente anche le sfilate di moda, e lui sarà grande protagonista. E ringraziamo anche coloro che il brand ci ha vestito oggi, e anche lei, come io, e come anche Antonio che arriverà, ci ha presentato il marchio FB, Francesco Boccia. Allora, un applauso. Allora, rimani qui, chiamiamo l'altro gemello, cioè il gemello di vestito, hai capito? Allora, lo invitiamo qui, allora l'abbiamo presentato più volte nelle varie manifestazioni, il papà, appunto. No, io non lo conosco proprio. Non lo conosci, anzi, faccia una cosa allora, presentalo tu, dai, la figlia che presenta il papà, avanti. Antonio Cernicchiano! Ah, semplicemente Antonio Cernicchiano, amici, ad aggiungere qualcosa di molto particolare, amici che ci state vedendo, spero con grande attenzione attraverso i teleschermi. No, vieni qua, facciamo vedere, ecco, i due capi, insomma... Facciamo un fuori onda? In che senso? Fuori onda? Che cosa vuoi fare? Se ancora c'è un po' di musica? Volete farlo? Se un capasso, una ripresa che non è stata storica? Taglia. Sono un modello mancato, quindi posso fare un po' di passerella? Lui è un commercialista, 740, 741, no, dice di no. Allora, stiamo scherzando chiaramente, volevo dire che lui, insomma,
la sua discendenza un po' tutta legata alla moda, una famiglia di sarti, ecco, e quindi non poteva non, ecco, avere questa grande passione per la moda e trasmetterla, ecco, magari alla figlia. Però attenzione, perché qui c'è la novità, questa è la grande novità. Alessandro ha incluso, appunto, vieni Alessandro, ha incluso nella manifestazione anche un concorso. Sì. Allora, è diventato, quindi adesso lo proclamiamo ufficialmente. Lo proclamiamo ufficialmente, lui è diventato il responsabile del concorso Miss Napoli Fashion Week. Wow, che bello! E poi facciamo un applauso. Perché comunque non è un compito facile avere a che fare con quelli che comunque sono le candidate, quelli che lo vorrebbero, però non hanno, diciamo, i giusti attributi, le giuste caratteristiche, anche se comunque sicuramente belle. Però voglio dire, poi dopo continuerà lui brevemente, come cercherò di farlo anch'io, che mi sarà ufficiale, come ho detto anche in precedenza, è finalizzato alla ricerca di nuovi modelli da mettere in passerella ad ottobre, con la speranza che si trovino con quelli che sono le caratteristiche e i requisiti giusti. Giusto, Antonio? Certo. Va bene. Sei pieno di metro. Benissimo. Allora, niente, io, diciamo, ho visto nei suoi occhi, a parte che sono belli ed azzurri, però ho visto, certo, di Alessandro, quindi ho visto quell'entusiasmo quando mi ha chiamato per questo suo progetto, e quindi quando si vede, diciamo, negli occhi di una persona l'entusiasmo, bisogna cogliere, diciamo, i momenti belli che vive, e quindi da vivere insieme. Sono onorato e con grande piacere ho accettato questo incarico. Cercherò di mettere a disposizione tutte le mie competenze maturate negli anni in questo percorso di moda, che grazie a mia figlia, perché io ho iniziato a seguire lei quale papà di una modella minorenne, quindi per un fatto burocratico ho dovuto seguirla, e quindi poi da lì, da cosa nasce cosa. Quindi ringrazio Alessandro della grazia, della fiducia. Bene. Noi ci vediamo, che io al momento sono maggiorenne. Noi ci vediamo al momento che sono maggiorenne adesso. Sì, adesso è diventata maggiorenne. Voi è bravissima, tra l'altro. Grazie. Detto questo, qui ci sono dei presenti, lo voglio, diciamo, sottolineare. Ci sono i presenti di quelli che comunque mi affiancano in questo progetto Napoli Fashion Week, ossia la squadra comunque veramente fatta di professionisti. Ringrazio Walter Crema per quanto riguarda i suoi rapporti con il brand, ringrazio Antonio per quanto riguarda il suo, diciamo, comunicare con quelli che comunque sono queste ragazze e ragazzi, ma principalmente ragazze, noi stiamo facendo le selezioni. Ringrazio Regno di Vita per aver dato fiducia a questo progetto e aver voluto sposare. Ringrazio anche la nostra testimonia, la Nicoletta. Ringrazio nuovamente lei per tutto il contributo che ci sta dando, e sicuramente oggi comunque un appuntamento siglato, diciamo, con sotto forma di conferenza stampa, l'ultimo annuncio di quello che comunque è un programma 2026 per la coefficiente. L'abbiamo già spiegato prima, non voglio ribadire la cosa, tra l'altro voglio ridare la parola a Walter Crema per concludere poi dopo con Eregno quella che comunque è stata questa fantastica presentazione. Colgo l'occasione, tra l'altro, di ringraziare voi tutti per questa viva partecipazione. Vedo tra i presenti che comunque c'è anche il maestro di quelle che comunque è l'arte, il vero art stylist, dove comunque lo notiamo anche su quelle che sono posti, location, manifestazioni, tutto quello che comunque è di bello fashion portato a un certo livello, quale il nostro amico lì, che comunque sembra che comunque non ci sta guardando, è il famoso Sete, per cui ti invito un attimo qui a venire, se non ti dispiace. Un forte applauso al maestro Filippo Sete, che è sempre qui con noi, sempre qui presente a supportarci, a supportare Alessandro.
Allora, dialogo in molti in questi video e mi fa tanto piacere che tu sia venuto qui. Tra l'altro io ti stimo, ti rispetto e ammiro quelli che sono i tuoi direzioni. Lascio la parola a Sì, no, vabbè. Per, ma lui è famoso, famoso in tutto il mondo davvero, perché lui passa, non so, grazie agli aerei, insomma, lui passa più tempo negli aerei che a casa, perché lui fa, insomma, la scuola, non so, dal Vietnam al Giappone, dal Vietnam all'Italia, Parigi, insomma, lavora in tutto il mondo, e noi dobbiamo essere fieri e orgogliosi di questa cosa, perché è un italiano, è un napoletano, famoso in tutto il mondo. Filippo Sete, facciamo un applauso. Eccezionalmente qui quest'oggi. Beh sì, sono ospite, in effetti Antonio quando chiama io rispondo sempre molto volentieri, quando ho tempo di poter stare tra voi in queste manifestazioni così simpatiche, importanti. Poi è una cosa bella Napoli, io ho l'onore di portare la nostra napoletanità in giro per il mondo, e vi assicuro che il mondo ci stima, la moda italiana nel mondo fa scalpore, ovunque andiamo ci apprezzano moltissimo, e questi eventi mettono appunto in evidenza quello che noi sappiamo fare, quello che noi possiamo fare a Napoli. Un saluto a tutti, grazie. Grazie a te Filippo. Caro amico di Filippo, chiama Grigor. Sì, ma lui ha regalato quel tocco di qualità anche a questo nostro evento con la sua presenza, lo ringraziamo di vero cuore. Allora, per chiudere, credo sia anche giusto e doveroso ringraziare la struttura, abbiamo un rappresentante della struttura che è proprio qui alle nostre spalle, e noi proprio lui porterà il saluto, ecco, il saluto e i ringraziamenti a tutta la struttura. Sì. Allora, io ho conosciuto queste carissime e fantastiche persone che comunque stanno qui in struttura, la rappresentano e la custodiscono, fanno tutto, 360 gradi. Questa è comunque la forza lavoro che comunque il Comune di Napoli mette a disposizione dei veri professionisti. Colgo l'occasione di ringraziare quella che è la parte istituzionale della Comune di Napoli per il concesso patrocinio e collaborazione con questo progetto che lo ha sposato in pieno, e colgo l'occasione anche di salutare e ringraziare quella che comunque la classe comunque di funzionari, dirigenti e anche comunque chi comunque ci lavora dalla mattina alla sera come il nostro Giovanni, per la piena disponibilità, la piena, diciamo, ospitalità che ci hanno dato, veramente fraterna. Grazie Giovanni. Grazie, grazie mille. Grazie. E quindi non sono loro, per aprire, che lavoro aprire a casa, giusto? Ecco, stanno aspettando a noi che facciamo i capricci per partire, no? Nel senso che sbagliamo appunto la sala. L'ultimo ringraziamento a chi ci sta prendendo proprio in questo istante, un grazie particolare a Franco Capasso che è proprio in fondo, il mio carissimo amico, e queste immagini andranno in onda su Club Economy TV Communication. Ecco, Club Economy TV Communication. Ecco, quindi non poteva essere diversamente. Bene, mi sembra che possiamo anche chiudere questo. Assolutamente momento. Sì. E allora facciamo una cosa, non abbiamo la sigla di chiusura, prepara qualche musichetta, perché facciamo sfilare le due, sì, sì, facciamo sfilare. Ringraziamo un secondo anche sì. Il service, Salvatore con la Ceci. Sì, ma ringraziamo anche il mio fidanzato. Che non lo faccio mai, non lo ringrazio mai. Salvatore, è sempre qui. Salvatore, il tuo fidanzato. No, quello con i capelli rossi. Allora, voglio anche ringraziare delle persone che sono giunte da fuori regione, da Roma, per comunque cogliere questo evento, perché comunque è piaciuto, perché sono stati coinvolti, perché c'è stata una modella in particolare che comunque ce l'ha presentati. E volevo anche ringraziare le persone che sono venute da fuori regione, Serena, di Oltremodo TV, che ha voluto seguire questo evento di prima persona insieme al marito per il suo canale, e la ringrazio veramente di cuore per tutto quello che comunque ha potuto fare oggi e farà anche in seguito. Sono delle persone splendide, come tra l'altro lo sono state tutte le persone della stampa che oggi hanno voluto rappresentarci. Con questo cosa vogliamo aggiungere, Elenia? Niente, dobbiamo dare un appuntamento, un arrivederci ai prossimi eventi, perché prima di ottobre
di questa parte finale della quarta edizione del Napoli Fashion Week, beh, chiaramente ci sono altri eventi collaterali, i concorsi, appunto il concorso Miss, ma non solo, ci saranno sicuramente altri eventi, altre sfilate, vero? In preparazione, attenzione, come fa la nazionale italiana, prima di affrontare un campionato europeo, un campionato del mondo, che cosa fa? Fa le amichevoli, e ci sono, ecco, per, anche per la moda, queste manifestazioni collaterali, un'anteprima appunto della Fashion Week che poi si celebrerà, abbiamo detto, più volte nel mese di ottobre, giusto? Quindi raccomandiamo tutti di rimanere aggiornati sui social, di seguirci, che continueremo a tenervi aggiornati, a postare e a pubblicare nuove date. Certamente. Allora, Salvatore, prepara una musichetta perché scriveranno tutte e due, che io vado a presentare. Abbandona per questa volta il microfono e la cartellina. Io devo dire che sei stata bravissima e facciamo un applauso a Chiara Cerchiara, veramente brava, 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 brava. Mettiamoci da parte perché scriverà ora e tu scriverai dopo in chiusura, quindi qui accanto a me, e noi chiudiamo in questo modo come sigla di chiusura. Salvatore, dai con la musica. Allora, signore e signori, vi salutiamo con la nostra sigla di chiusura. E qui con noi, lei! È stata bravissima, complimenti davvero. Chiara Cerchiara! E a lei cedo il microfono per il saluto finale e un arrivederci ai prossimi eventi per Napoli Fashion Week. Arrivederci, un abbraccio caloroso, davvero complimenti a tutti. E grazie a te per essere venuta da Milano. Vieni Chiara, chiudiamo insieme. E allora, Regno De Vita e Chiara Cerchiara vi salutano, vi ringraziano per la cortese attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo evento. Esatto. Un bacio, grazie mille.